Gli ho detto parla nelle lingue perché lui si è studiato ultimamente con tre lingue, ma siccome lui non lo vuole fare, lo dico io molto sinteticamente. Oggi voi avete fatto una presa di coscienza notevole, perché a distanza di un anno, anche più di un anno, da quando il processo evento che ha portato a questa conseguenza, voi ancora state qui cercando di metterci tutte le vostre energie. E quindi noi ci troviamo qui a discutere di argomenti, diciamo, operativi, no? Ma la figa Gaia, giustamente fa il suo mestiere, e essendo di un'autentica di una persona come voi che fanno gli altri, i figli, i bambini, da tutelare e quant'altro, cerca di tutte le strade possibili, percorribili, legali, che lo strumento costituzione e la giurisprudenza e la legislazione nazionale e internazionale ci mette a disposizione. Il problema è che questo non servirà a nulla, perché il potere ha deciso che noi dobbiamo modificare la massa e forse pure estendere nel giro di due o tre generazioni. Non sono un santone che uno si può immaginare che è un illuso, abitudinario o quant'altro. Ci sono tutti gli elementi. Non a caso parlavo della legge del 1948. Quindi il discorso non è un catastrofismo così in aria, no? Buttiamo giù da un burrone perché tanto non serve un caso dover reagire in qualche modo. No, reagire si può, ma non secondo le regole del sistema, non secondo le regole del regime. E allora, per esempio, per arrivare a quanto per dire, allora noi abbiamo cominciato la Lorenzini e compagnia cantante 8 volte, anzi 9 volte, e poi negli ultimi mesi, mattina lo sa, abbiamo denunciato una decina di sindaci e una regola di loro collaboratori, funzionari, eccetera, eccetera. Facciamo qualche nome: il sindaco di Ladispoli, il sindaco di Tivoli, il sindaco di Manziana, di dove era, non mi ricordo più, da quelle parti là, comunque Tivoli eccetera, Bassano, tutti quelli che sono capire al tiro. Perché? Perché ci sono delle responsabilità precise, legali, e non si possono esimere da realizzare questa loro adempimento. Quindi il sistema c'è, e siccome il sistema è cattivo, non possiamo rispondere a studi a uno che ci dà un caffè più fanno, gli dobbiamo dare una martellata a testa a uno che ci dà un caffè più fanno. Solo così lo può capire, che è meglio non aggredire il cacchettone. E quindi la cosa da fare è intanto cominciare ad assumere personalmente, individualmente e collettivamente, successivamente, proprio perché agisce nella stessa direzione, incominciando, per esempio, faccio un altro caso di un'amica che ci ha chiamato qualche settimana fa, no, 2 mesi fa. Sì, un paio di mesi. Che ci aveva proprio della monaca, una prende che gli aveva escluso la figlia dalle elezioni, noi siamo andati lì con una bella denuncia contro la loro, della direttrice didattica, e immediatamente la bambina si è resa, gli abbiamo fatto un culo d'altro, via. Adesso sarà un bel processo. E se non ce l'ha, comunque denunciamo il procuratore, quindi come abbiamo già fatto la cosa, abbiamo denunciato, non per vantarci, ma semplicemente per capire che noi siamo qui, liberi, possiamo dire quello che ci va, perché abbiamo denunciato Mattarella non so quante volte, Napolitano non so quante volte, 11 presidenti di corte di Cassazione, 11, non 14, siamo ancora qui, e ci sono processi in corso. Non è vero? È vero che noi abbiamo fatto oltre 500 querele, è pochissima, ma ci sono 4 processi in corso, di cui la televisione, i giornali e quant'altro non dicono una sola parola. C'è un processo in corso, vivo a Valencia, perché noi
vincente professo in corso alla Corte dei Conti, un grandissimo professo. Perché abbiamo annunciato pure il presidente della Corte dei Conti non so quante volte, 7 volte mi pare. Ecco, questo per dire. Cioè noi cittadini, quelli che hanno le palle del Rio, possono ancora fare qualcosa. Non possiamo aspettare che si tolgano due diritti. Ah, ho scritto un libro, ovviamente uscirà forse nel fine luglio o a settembre, in cui dimostro che elenco tutti i diritti negli ultimi 30 anni ci hanno tolto. Diritti tolti che prima c'era, non dico uno soltanto. Se sono venduti il culo della mano, si sono venduti.